Oggi vado al lavoro in macchina, però ho prenotato un car sharing perché voglio provare la nuova Haval d'Argo. Ho prenotato la macchina, però non è vicinissima e quindi devo sbrigarmi perché mi danno solo 10 minuti per arrivarci. Ma si può 100 secondi ad aspettare qua? Arrivo. Dovrebbe essere dietro questo palazzo. Ma dove sto andando? Non capisco dove è la macchina. Vicolo cieco. Corro che mi resta un minuto. Ragazzi, sta macchina. Ho praticamente rifatto partire il timer perché non riesco a trovare la macchina. Grazie. Praticamente la macchina non era non era giusta la posizione che mi dava. Ho chiamato il centro assistenza, ho detto che la macchina è da un'altra parte e ora la devo cercare. Tornare indietro. Queste parti. L'indirizzo è questo. Ma dov'è? Eccola, la vedo. Eccola, Haval d'Argo. Vi piace? Aperta con l'applicazione. Accendiamo. Sembra di essere nel Toyota del nonno. Guardate qua. Non ho dove tenere il telefono, forse qua. Però non tiene dritto. Così? Sì. Vado. Sono arrivato sudato per trovare sta cazzo di macchina. Un Toyota praticamente. L'ha salito sul marciapiede, non l'ha sentito. Zero, non l'ha sentito. Il pedale del freno. Mi faranno passare? No, non mi fanno passare. Devo infilare io. No. Si va. La tuca. Qua c'era pure il posto di blocco, no? Non c'è più. Tira. È andata una bella accelerata. Ora acceleriamo un po', vediamo com'è. Non me la sto godendo perché ho fretta, perché sono già in ritardo in pizzeria. Che sono fatto un'ora di cercarla. Qui posso caricare il telefono. Qual che c'è? Questo si apre, no? Si apre. Questo è per cambiare le marce. Cambiare le marce. Comunque. Non c'è neanche il tettuccio, Barboni. In questo modello non c'è il tettuccio, però di solito c'è. In queste cinesate lo mettono dappertutto. Ora do un'accelerata, mi metto qui. Volentina. Non mi fa entusiasmare. Ah, che cos'è? Ah, avaria. Cos'è? Così tiene il telefono, boh. Non lo so, non mi dà nessuna emozione. Non mi sta. Boh, il cambio marce qua al volante. L'unica emozione che mi dà è che sono in ritardo. Cazzo. Allora, come emozioni, non è male come macchina, è grande, è mastina, però è lenta, non ha. Cioè, acceleri. Non ha lo spunto, una cosa che ti dà. Dici, ah, sto accelerando. Non so. Poi può essere che il modello che ha meno cavalli, non so, prendono le basi per darle così. Non mi sta emozionando tanto, è un gippone, un macchinone alto. Basta, sì. Non so. È che ho il pensiero che sono in ritardo. In questa macchina c'è il cambio robotizzato, che significa che c'è un robot che pensa per me quando deve cambiare la marcia. Quindi. In questo momento dovevo fare un sorpasso. Ho accelerato e il robot prima si è svegliato, c'è stato un paio di secondi a pensare, ma dovrei accelerare? Quindi ha scalato e poi abbiamo accelerato insieme, quindi non è tanto performante, non so.
Cioè, passando da un SUV a questa si sente che è più grande la macchina. Però non so, ne vale la pena in una città questa macchina grande? Sì, quando ci sarà la neve ne vale la pena, ma i parcheggi, boh. Mettiamo un po' di musica. E il volume? Il volume? Qua non c'è il volume. Dove? Ah, qua. Ignorante. Che cazzo di musica è? A voi ci vuoi dire? Allora, ora devo accelerare. Premo l'acceleratore. Fatta bene, non c'è nulla che scricchiola, come fanno vedere, cioè è solida. Traffico. Allora, praticamente, secondo me questa è una bella macchina se vivi in campagna o fuori città, non in campagna proprio, cioè fuori città. Perché? Perché non è agile in città, è grande, mastina, fa fatica ad accelerare, non è una city car, è una macchina da fuori città. Un fuoristrada. Dai, veloce! Ma ti levi dal... È grande, è alta. Dai! Col rosso passo, col rosso ora. Tutti... Grazie, prego. Ok. Parcheggiare, devo parcheggiare. Qua metto giro nel R. Ok, praticamente devo fare così. Però davanti centro, non è che le so la misura di sto camion qua. Pi è arrivato. Giriamo qua. Voilà. Vediamo di nuovo. No, ci siamo, vai. Parcheggiato. Non così. Spegniamo. Non dimentichiamo niente. Spengo dall'applicazione. Ecco la nostra Haval Dargo. E a voi è piaciuta? Scrivetelo nei commenti. Mi stavo dimenticando, mi hanno promesso che il primo giro è gratis perché non trovavo la macchina all'inizio.